Vai all'infinito, fino al punto di non ritorno. Tu capisci e non vuoi sentire. Non ti arrendi al tuo morire. Il cervello è ipnotizzato. Il cuore è ormai fregato. E vai. Vai, vai, non ti basta mai, mai, il momento è già finito. Io non so come amarti, non so come pensarti. Vai, 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 ai tuoi occhi, io ripenso. Alle tue cosce, ai tuoi seni, può godere. È un nonsenso. Tu mi ami con la bocca. Non sento. Mi hai facilitato il compito e anche di questo te ne devo essere grato. È vero che gli artisti sono immortali, ma è proprio questo filo diretto che mi piace creare insieme a te. In questa che non è la serata del ricordo, è la serata della vita, della celebrazione della vita. Gli artisti non necessariamente per conoscersi devono frequentarsi o devono conoscersi. La cosa più ardua era da dove partire, cosa fare per dare il senso di un'emozione. E poi mi sei venuto in mente tu con questo video e mi sei venuto in mente con quello che hai cercato di dirmi, che le risposte alcune volte arrivano da sé. Questa è la bellezza del teatro, è il mistero del teatro, è quell'atto di fede che deve unire insieme all'armonia. E allora ho provato a scrivere determinate cose, ma la scrittura mi condizionava, e tu lo sai perfettamente perché è abitato, e abiti la scrittura così come abiti le emozioni. E allora ho cercato di farmi aiutare da un flusso musicale recitativo ininterrotto, sorretto da un'azione drammatica che si svolge così, senza fermate, una melodia infinita, la vita, che è metafora di un viaggio rigenerativo che si ripete sempre, che si ripete sempre, che si
si ripete sempre, che si ripete sempre, che si ripete sempre, che si ripete sempre, che si ripete sempre, e si ripete sempre. Occhi, sorriso, sogni. Sia grande, soprattutto dall'amore e dalla voglia di dimostrarsi oltre l'immagine, perché questo era Pierluigi, era molto di più di quello che voleva apparire, aveva tanto dentro, tanto, non gli bastava il tempo per poter tirar fuori tutto quello che era in lui. Io prenderei con me intanto un fuori programma, velocissimo. Chiamerei alla lettura di una poesia intitolata Come sabbia al vento, quindi come l'evento di stasera, che verrà letta da Angela Campana. E l'argomento che tratterò stasera, parlando di Pierluigi, sarà messaggi da una notte che non è notte. Perché sono le pagine di questo libro, fotogrammi, le immagini che abbiamo visto sono fotogrammi, fotogrammi che non sono chiusi, fermati con le fissativi fallaci e incapsulati in qualche incartapecorito album della memoria. La memoria. La memoria in questo momento ogni anno registra nuove partenze. Amici, conoscenti e strani. Tutti andati via, tutti che vanno via inesorabilmente, come in una portata alla ricerca delle stelle. Ed anche Pierluigi è andato via. E allora? Qual è la prima lezione che viene da questa notte che non è notte? Noi gli uomini chi siamo? Siamo veri? Siamo dipinti? Siamo tropi di carta? Siamo increati? Siamo in esistenze parventi? Sul palcoscenico della pantomima di cenere? Bolle soffiate dalla cannuccia di un prestigiatore nemico? Noi uomini, chi siamo in fondo? Pierluigi amava molto Sofocle. Un giorno ci fermammo a parlare di un dramma di Sofocle. E io gli dissi, guarda, che c'è un'altra cosa che è molto importante in Sofocle. Sofocle dice, ci sono cose stupende e tremende, ma nessuno è come l'uomo. L'uomo capta il modo. Thank you.
finalmente ho chiuso la mia valigia. Ho messo tutto, proprio tutto. Praticamente è piena. Sono pronto per partire. L'ultimo treno mi aspetta. È pesante? Sì, certo, c'è tutta la mia vita. Vuoi che ti aiuti? No, grazie, ce la faccio, come ho sempre fatto nella mia vita. Del resto, è sempre stata piena. L'ho trascinata per ben 70 anni e sono allenato. Sei curioso, vero? Lo immagino. Dentro la valigia c'è solo la speranza. Ha condizionato sempre la mia vita. L'ha resa insopportabile. Un inferno. Il principio dei miei mali. No, non la posso lasciare. È nata con me. Perché quando ascolto le interviste, no? Il pensiero va sempre per Luigi, no? Come ha fatto a rinunciare, no? In nome della passione. Viaggiatore instancabile, ricorda tanto l'Ulisse Dantesco, no? Le varie esperienze. Instancabile perché le era fornito di una qualità che i greci chiamano metis. Metis è l'intelligenza lampeggiante, no? Rapida come il balenare di un fulmine. Ma che non è improvvisazione, è sempre una preparazione alle spalle, perché per lui era importante non quanto si vive, ma con quanto. E la sua arte. Mi accingo a scrivere il mio pensiero critico sulla produzione artistica di Pierluigi, con il catalogo commemorativo accanto. La foto, magistralmente elaborata dall'artista, sua cara amica Giuseppina Groccia, me lo riporta in un sorriso evanescente, quasi fosse ancora qui ad accompagnarmi in questo percorso che lo riguarda profondamente. Come bloccato tra due mondi, mi sorride. Sembra ripetermi che tutto è leggerezza, anche se costa sudore e sangue la vita. Salviamola! Salviamola dalla rinorbaciata! Non è vero che si amano! Non è vero che si amano! Non è vero che si amano! E sono messi in scena! Salviamola! Salviamola da terzine! Da quartile! E endecasillabi! Una metrica impazzita in mano di molti avventurieri! Salviamola! Io accuso! Insorgete, puristi della parola scritta! Proteggetela da una sintassi menenza
Le cose trascinate poi ci portano il conto. Ho già un questo debito da salvare. Mi dico, mi rifarò in un'altra vita. I know all that we need.